nuovo video. Allora, in questo video faremo un nuovo try and haul di Shein. Questa volta vi mostreremo 26 articoli che ci sono arrivati da Shein a tema San Valentino. Prima di iniziare vi lasciamo subito il codice sconto che è questo qua per avere un 15% di sconto. Quindi direi di iniziare subito e partiamo anche con la prima le cose cosa. sono tante. Partiamo con una cosa che abbiamo preso tutte e due di colori diversi. In Esatto, abbiamo preso quest'ordine più abbiamo cose. preso più cose uguali di colori diversi, quindi mano a mano ve le mostreremo insieme. Esatto, che possiamo tipo indossare insieme in una serata, possiamo fare diverse. Abbiamo preso questi completi stupendi. Io nero e Mati bianco, tutte queste frange più brillantini. Questa è la magliettina fatta così crop. Esatto, è tipo un top con le maniche lunghe. E questa invece è la gonna, cioè secondo me sono pazzesche, Cioè, anche il così tessuto mi via. fa impazzire, cioè è proprio bello. E niente, io sempre bianco, cami nero. Comunque l'ho provato in bianco coprente, quindi top. Vabbè, noi ci metteremo sempre un pantaloncino sotto perché la situa qua è molto sgambata. Cioè rischia che quando tipo camini va in su, quindi. Esatto, vabbè. Ci mettiamo un pantaloncino di sicurezza e poi va bene. Adesso prendiamo un po' a caso, così quello che ci capita. Ho Tutto preso capiterà. questo vestito blu, tutto con i brillantini, fatto così davanti, è abbastanza semplice, ha soltanto un'increspatura sul lato, mentre dietro è fatto così incrociato, cioè non si vede, c'ha tipo una croce. Passo invece io a farvi vedere un toppettino che secondo me è la svolta, perché vabbè. È simile a quell'altro, però vabbè, io l'ho È preso vero, infatti io lo bianco. confondevo col mio, dicevo questo è mio, invece no. E questo qui secondo me è molto carino perché io in realtà avevo già questo top fatto così, senza però questa parte a retina, che invece secondo me l'inverno è perfetto perché magari vai fuori la sera così, ti metti un pantalone, un bel toppino, però il top tipo a me mi congela. Invece già avere più una retina Guarda, è magari già mi farà diverso. ridere, ma è vero, è già diverso. Poi quando io dico che se mi metto una tutina, anche se magari è tutta di pizzo, mi tiene più caldo, ma è vero. Se Sei voi nuda? uscite d'estate con una tutina tutta di pizzo lunga, sentirete più caldo, Esatto. ovviamente. Quindi vabbè, questa è la buona soluzione che ho trovato per uscire senza avere troppo freddo. Ovviamente starebbe meglio con un jeans, che però attualmente non ho. Quindi vabbè, vi faccio vedere con questo pantalone. Tagliate l'etichetta e siete perfette. Via, passiamo al prossimo vestito che ho preso rosso, ovviamente il tema di questo ordine è San Valentino, ho preso rosso. È fatto così, in realtà avevo un po' paura che mi stesse largo perché sembra abbastanza largo, invece è molto scollato ma alla fine mi sta bene, quindi ho preso una taglia più piccola. E niente, è fatto così, ha questa scollatura davanti e poi alla fine è abbastanza semplice, ha le increspature sui lati e dietro è così. Bellino, ma a effetto. Esatto. Poi abbiamo preso un altro vestito uguale, Ancora di una colori volta diversi. uguale, vedete, cioè rosso e nero cambia totalmente, sembra un altro vestito. Vero. Si capisce più quello di Mati rosso, il Sì, mio si infatti, capisce faccio vedere meno. questo. Allora, io ho preso niente così. Rosso con questo tipo di retina un po' moscia sul davanti. Sui lati Esatto. hanno increspature e poi niente, è tutto un po' leggero come vestito, vedete, molto Esatto. E poi c'è questa morbido. parte qua. E poi c'è questa parte qua dove, niente, ha questo pezzo di stoffa che cade nella gamba. Secondo me stupendo. E niente, vanno provati perché non l'ho ancora provato. Esatto, questi non li abbiamo provati, l'unica cosa che sento è che qua ci sono due ferretti per tenere questa parte su, Sostengo. perché ovviamente non hai i laccetti. Passo io con una cosa molto basic, però mi serviva, mi piaceva, quindi l'ho presa. Ho preso una maglietta così, semplice, abbastanza larga. Non so se in realtà era da uomo, ma io l'ho presa. Non lo so. Da È sì. una S, quindi boh, penso di sì. Comunque, è fatta così con questa X rosa fucsia e dietro invece c'ha l'orsetto con sempre la X in fucsia. Secondo me è molto bellina, poi a me piacciono le maglie così. Comunque, cioè, se un giorno ti capita di fare un outfit, ci puoi uscire, se no ci rimani a casa. Questa volta abbiamo preso un sacco di abbinamenti, cioè tipo io se sceglievo un vestito lo facevo prendere a Mati in un altro colore, così avevamo tutti gli abbinamenti Io perché... uguale, quindi adesso siamo pieni di vestiti uguali con diversi colori. Esatto. Facciamo vedere il prossimo vestito che abbiamo preso uguale di colori diversi, è questo qua.
Te. Io nero, tanto per cambiare. E io sempre Ma bianco. io ho preso nero. Cioè, io ho tutto nero. Senza accorgermi, l'ho preso così. Vabbè. È fatto così a maniche lunghe, ha questi buchi e dietro la lasciniera per aprirlo. E anche questo, meno male, ci sta bene, cioè, Il non ci tessuto è sta troppo grande. bellissimo. Il tessuto è bello È bello spesso, spesso, esatto. diciamo. Da usare adesso che si sta morendo di freddo, Questo per non l'ho andare provato, però non credo che sia trasparente, perché a ballare. comunque No, lo vedo no, perché il bello. tessuto è spesso, anche quello nero si Esatto. sente. Questo vestito è letteralmente la vita, cioè, come fitta. Qui lasciamo nella descrizione tutti gli articoli con il codice e anche il link. Passiamo poi a un'altra cosa, niente vestitini, ho preso poi due magliette abbastanza semplici però carine. Una è fatta così, sono tipo magliettine corte, stile top quasi, con questa figura, questo cuore. Questa è fatta uguale così, con il ragno, il Stile colletto rosso, esatto. Spider-Man. Adesso vi faccio vedere io invece un completo che in realtà ho creato da sola perché ho visto un pantalone, una felpa e ho deciso di abbinarlo, non so neanche se ci sta bene sinceramente. Comunque, ho scelto di prendere questa felpa che secondo me è molto bellina da matchare insieme ai fidanzati. Io vabbè, ne ho presa una perché l'ho presa per Ne ha presa una. me. Questo è Scritto. il dietro e c'era anche da uomo per matcharla insieme. In realtà questa è da uomo, da Ah, donna si top. attacca, infatti è grandissima, tipo, è molto over. Niente, c'ha questa farfalla molto carina sul dietro e davanti uguale c'ha il logo però più piccino. Invece per il pantalone ho deciso di prendere questa tuta, che comunque vabbè anche se poi non le abbinerò è comunque bella sia la felpa che il pantalone. E niente, è fatto così, tutto felpato e ha queste farfalline Ah, vabbè, te sulla c'è il gamba. pantalone, via. Sì, Di cui c'è la infatti. felpa e te c'è il pantalone. Sì. Niente, anche di questa l'ho presa perché Mati l'ha presa bianca. Io, tanto per cambiare, l'ho presa Sì, nera. argentata. Oh, è Mercoledì incredibile, è incredibile. Se non l'ho ancora provata, quindi non saprei se mi sta Adam. Vabbè, ma è bene. la Cioè, stessa, io l'ho è lo stesso presa modello, e io l'ho ci presa nera, sta. quindi dovrebbe starmi anche a me. Niente, fatta così, davanti e dietro. Ha una cerniera? Niente cerniera. Elastica. Siccome questo è tema San Valentino, giustamente Shane ha pensato che a San Valentino ci sono le coppie che magari vanno alle terme, no? Quindi ho deciso di prendere dei costumi, adesso vi faccio vedere. Ho preso due costumi. Così, si va alle terme, si compra il Si va alle costume. terme. Sì, è vero. Se vi va di cambiare dai soliti costumi che avete avuto quest'estate, nuovo costumino Shane. È L'ho simile a deciso di costume prendere proprio. blu. Blu perché quest'estate non l'ho trovato da nessuna parte, quindi l'ho preso su Shane. Questa è la mutanda, è fatta così, si può insomma Mentre, vabbè, questo è tutto regolare. strinto, però questo è un triangolino invece. Troppo bello questo colore blu. E ho preso una S. Mi sembra che c'era anche tipo l'XS, però ho deciso di prendere la S perché avevo paura che non mi stasse. Prossima cosa che ho preso è una cosa un po' diversa dal solito, cioè proprio perché, boh, me l'ho ispirato nel catalogo di San Valentino, questa gonnellina. È una gonna di jeans, è tutta aperta così. Ha parecchi lacci perché questa ovviamente tipo si chiude così, la allacciate a questo laccio e poi così è un altro laccio. Quindi dovete fare un po' due fiocchetti laterali. Esatto. È un po' la gonna che sta andando al momento. Insomma, questa gonnellina fatta così è un po' la gonna che va adesso, al momento. Sì, jeans tipo invecchiato Esatto. e tutto così plissettato. Vi faccio vedere l'ultimo costume che ho preso. È Con qua. la scusa delle terme, la coprono per l'estate. Ovvio. O per partire. Questa volta ho deciso di prenderlo bianco come avete potuto appena vedere e praticamente niente, è fatto così il sopra, una Una fascia. fascia che poi in realtà ognuno può fare come gli pare, tipo può allacciarlo qua oppure lo porti direttamente su al collo. Poi ha pure lo slip, eccolo qua, e poi c'era compreso il No, io copricostume. ero Simo. Io Aveva compreso il copricostume che in realtà è un pantalone fatto così, vabbè questo non è proprio indicato per le ci terme, sta, no, però no. vabbè quest'estate lo utilizzerò anche perché in realtà io ce l'ho identico nero che presi tipo 2 anni fa. È molto bello perché poi ha tutti questi fascettini insomma che quando cammini. Svolazzano. Esatto.
Vi facciamo vedere un'ultima cosa che abbiamo preso uguale. Indovinate? Bianco? Nero, ma... No, ma se andava invertito. Però io in realtà di così ce l'ho già un altro vestito bianco con la rosa, quindi l'ho preso nero. Niente, per cambiare. Cambiare, perché il nero non aveva niente, quindi... Insomma, è fatto così, è un vestito tipo alla fine un tubino. Con questa cucitura che hai fatto tutte queste pieghe sul davanti. Esatto, dietro invece è semplice, qua sulla spalla, perché è monospalla, alla rosa con queste due cose che cadono una davanti e una Faccio dietro. vedere il mio che è bianco, quindi Esatto, si capisce un po' diverso. di più. Eccolo, Eccolo qua. è Secondo me è questa la cosa che vi pazzesco. dicevo. Così bello, questa primavera, quest'estate, sempre abbinate. Non vi preoccupate. Ah, io ho preso un'altra cosa uguale. Cioè, abbiamo preso, ce l'avevamo dimenticate, ma devo pensare di non venire. Cammi. Ma non me ne sono accorta! Non me ne sono accorta! Potevo prenderla io di un altro colore. Invece niente, ho preso nero. Abbiamo preso questi toppettini, cioè tipo... È come se fosse una specie di costume. Ma non è un costume, cioè tipo per andare a ballare, È a magari... forma di costume. Esatto, è a forma di costume. Magari mettete tipo un pantalone di pelle e poi potete mettere questo toppettino. Cioè, troppo bello, anche questo con tutti questi ciondolini, con i brillantini, il mio è fatto nero con i brillantini, così. L'ho preso lilla con la speranza di riuscire ad abbinare le mie Jordan. Non so come, quando in realtà questo è palesemente da sera e le Jordan sono da pomeriggio, però io Vabbè, a volte farò fanno un degli outfit outfit. super drill e abbinerò le cose serali con le cose pomeridiane. Comunque brillano tantissimo, Boh, guarda sì, e lì. poi c'erano anche altri colori, c'era tipo anche rosa fucsia. Adesso vi faccio vedere due accessori, diciamo, in realtà sono due scarpe tipo che ho lasciato appunto all'ultimo. Allora, come prima cosa vi faccio vedere questi tacchi. Dovrebbe essere tipo un tacco 10. È fatto così, tutto argentato e brillantinato, qua alla fascetta davanti, e poi ha questi due laccetti che uno andrebbe dietro e uno davanti, così tiene insomma la caviglia ferma. Oppure puoi anche indossarlo a ciabatta, diciamo. Mi piace moltissimo perché ha il tacco tutto trasparente con i brillantini, pazzesco. Ho preso la taglia che indosso solitamente con le scarpe. Quindi prendete lo stesso numero. Ultimo vestito, cioè ultima cosa che vi faccio proprio vedere in generale, perché ho finito. Questo penso che, cioè, mi sta un po' grande. Cioè, è la taglia è piccola, ma sta più grande perché è fatto proprio più grande, cioè la taglia di questo vestito è fatto così, tipo dorato. È monospalla, ha una manica lunga, e dall'altra parte ha questa increspatura. Mentre dietro è semplice, è fatto così. L'ultima cosa vi faccio vedere questo stivaletto che ho deciso di prendere perché boh, mi ispirava. E niente, è questo qui bianco. Sono alti, Sì, dai, sono very altini, hanno dietro la cerniera e string sul davanti, li devo ancora provare, però good. Ho niente, sono finito. questi. Quindi niente, il video è finito. Spero che le cose che abbiamo preso su Shein vi siano piaciute. Se è così, mettete like, commentate e iscrivetevi al canale. Vi lasciamo qua di nuovo il codice sconto di Shein per avere il 15% di sconto. Senza un minimo di spesa, quindi potete usare questo codice per anche un vestito, proprio poco. Esatto, usufruite appunto di questo sconto che basta applicare una volta che fate il checkout nell'ordine di Shein. Quindi niente, seguiteci su Instagram, questi Questi sono sono i i nostri nostri profili. IG, eppure su TikTok, questi sono i nostri TikTok. Ovviamente la cosa più importante è iscriversi al canale e attivare la campanella. Per non perdere i prossimi video. E quindi niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!